Dopo il rappresentante dei comuni lombardi, sentiamo quello delle province, il presidente della provincia di Sondrio e numero uno dell'UPL, Massimo Sertori. Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio e anche di tutte le province lombarde, lei ha parlato proprio di questi enti che sono stati commissariati in questo periodo, nonostante ci sia anche una decisione della Corte Costituzionale che ha detto che è anticostituzionale. Sì, non solo Como e Varese, per quanto riguarda le province lombarde, sono commissariate e la Corte Costituzionale ha ritenuto che questo era incostituzionale, ma addirittura nel decreto sul femminicidio hanno inserito un articolo, un comma, che proroga questo commissariamento, quindi disattendendo la normativa in modo plateale. Detto questo, io credo che per quanto riguarda le province bisogna forse guardare anche un po' vicino a noi che cosa è successo nel 2005. In Germania c'è stata una riforma importante sulle province, le regioni hanno demandato alle province maggiori competenze, c'è stata una riduzione dei costi del 20% e il presidente della provincia tedesca, eletto direttamente dai cittadini, svolge anche le funzioni che oggi sono svolte dai prefetti. E io credo che questo sia un buon modello che forse dobbiamo guardare. E credo anche che sia arrivato un momento perché ci sia un confronto tra province, comuni e regioni e si approfitti di questo momento per fare una semplificazione. Potrebbe essere una proposta da fare anche a livello nazionale questa. Credo che insieme alla Regione Lombardia e insieme ai comuni dobbiamo metterci nelle condizioni di fare una proposta seria e concreta sulle province, magari pensando anche a una semplificazione, magari togliendo tutti quei consorzi, quegli ATO che si sono moltiplicati negli anni. E se la proposta sarà seria, sono convinto che lo Stato centrale non potrà che accettarla.